Ci hanno chiesto in tanti, ma quel programma che si chiama Nightline, che va in onda dalle 22 alle 2 di notte, il venerdì, il sabato e la domenica, questo weekend di Cittadella alla radio, ma chi è? Ma chi è il che seleziona tutti quei brani, come peraltro avete sentito questo? È un grande che tra l'altro noi citiamo spesso, un giorno sì, un giorno no, perché ci dà una mano fondamentale insieme a Gisele Nicoletti per la selezione musicale, appunto. E quindi oggi vogliamo fare una cosa originale, sì, e abbiamo pensato di coinvolgere proprio l'autore e il conduttore di questo programma Nightline. Piero Caffi, che è qui in linea con noi direttamente. Buongiorno Piero, ben ritrovato, benvenuto in questa nuova... Ciao. Non sei dietro il vetro oggi, ciao. Oggi sei al telefono. Ciao. Sì, oggi al telefono. Ciao, ciao Angelo, ciao Anna. Senti, buongiorno. Allora, ci vuoi raccontare così, no? Tu sai, i nostri tempi sono sempre ristretti, però vorremmo sapere sul pezzo che abbiamo già sentito qualcosa, sul pezzo che ci proporrai in tua chiusura, e perché sì, noi sappiamo che Nightline, le tracce sono eleganti, il mondo ambient chill out, insomma, noi ti seguiamo, questo viaggio musicale. Dici su questi pezzi, raccontaci qualcosa che ci fai sognare quando parli di musica. Sì, allora, intanto diciamo che Nightline nasce da un'idea del nostro direttore, no? Di Paolo, il nostro amico Paolo D'Andria. Mi chiese qualche tempo fa di creare per i nostri radioascoltatori un contenitore, insomma, che contenesse appunto e regalasse delle emozioni in particolar modo, no? Sai, fine settimana si rientra da una settimana di lavoro, di scuola, di studio, insomma, momenti, sì, di relax che non fosse la TV sostanzialmente, e quindi nasce, esatto, questo Nightline. Nightline che comprende diversi generi musicali, intanto quello di poco fa, More Than Ever People, no? Sì. Un trio tedesco, Levitation, con una voce, Katie Battistessa è lei, sì, ed è un'icona, proprio un'icona della musica chill out. Già. Pensa che questo brano è stato, come dire, suonato tutte le sere, tutte le santissime sere a Caffè del Mare, ed è diventato poi un'icona. Ecco, un'icona, sì. Io già mi immagino al tramonto con l'aperitivo, l'ape, con l'ape, sì, al tramonto, ragazzi, è fighissimo, fighissimo. Infatti. Se, sì. Sostanzialmente, dimmi. No, di tu, ci piace ascoltare. Niente, sostanzialmente le selezioni sono, sì, l'idea è quella di dare un po' di sollievo, di relax, di eleganza. C'è una certa, esatto, atmosfera, diciamolo, certo, perché ti vediamo ovviamente nel tuo gruppo, no? Nightline, di cui noi facciamo, sì, parte, ovviamente su Facebook, sì, e invito tutti quanti a seguire il gruppo che è Nightline, però vediamo le tue foto, sentiamo la tua musica, non avevo mai sentito la tua voce, adesso sentirti parlare di musica ci fa appassionare ancora di più, Piero. Soprattutto se ci anticipi cosa ascolteremo, ecco, lancia proprio tu il prossimo brano. Sì, sì. Allora, sì, il prossimo brano è praticamente un estratto da un album, Walk for Coop, dei Coop, questo duo svedese, sì, un duo svedese che si avvale, tra le altre cose, di una voce incredibilmente bella, di una ragazza sempre svedese, però di origini giapponesi, si chiama Yukimi Nagamo. Il brano che ascolteremo adesso è Summer Sun. Ho scelto questo perché, insomma, in prossimità dell'estate, quindi un inno. E ha scelto questo perché sa che è uno dei miei preferiti, anche, di la verità. I cuoricini sto mandando, i cuoricini. Lo sapevo, e quindi. Grazie Piero Caffi, noi ti grazie ascolteremo ogni weekend e abbiamo dato finalmente voce al tuo volto e siamo fieri, soddisfatti, orgogliosissimi di Nightline, venerdì, sabato e domenica dalle 22 alle 2. Grazie Piero Caffi, un bacione. Ciao, grande, ciao. Ciao. Ciao.